Arrivano da Africa, Asia, America ed Europa, i quattro continenti in cui sono presenti le suore comboniane responsabili delle 19 province nelle quali è suddiviso il loro impegno a livello mondiale e sono riunite da poco meno di un mese nella casa di Santa Maria in Organo a Verona per confrontarsi e discutere delle missioni e di come portare avanti un impegno grande e decisivo per milioni di persone nel mondo che oggi deve far fronte a sfide sempre nuove. L'obiettivo di chiamare qui le 19 superiori di circoscrizioni sparse nel mondo è quello di formarci, informarci, fare corpo congregazionali. Formarci perché sono le nuove superiori provinciali, quindi abbiamo offerto degli strumenti perché ognuna possa prendere pienamente il proprio ruolo come leader di ogni circoscrizione. Informarci perché c'è una realtà globale della congregazione che va oltre i confini della propria circoscrizione particolare. Fare corpo congregazionale perché in questo momento avvertiamo la grande sfida di metterci maggiormente in sinergia sotto tutti gli aspetti, condividere maggiormente le ricchezze da un punto di vista anche di risorse materiali, di personale, di possibilità con le altre circoscrizioni. Insieme per confrontarsi e capire come agire e come portare il Vangelo della resurrezione e della speranza in contesti complicatissimi come per esempio il Sud Sudan, la nazione più giovane a livello mondiale in cui la pace è minata e dove la sofferenza ha creato milioni di profughi verso i paesi vicini. La sfida più grande è senz'altro quella della pace, cioè di raggiungere a livello concreto proprio una pace che sia duratura. E la sfida anche molto pressante dei profughi, no? Cosa fare per riportare a casa i 4 milioni di profughi che sono un po' all'interno del paese, nei campi allestiti attorno alle maggiori città e in gran parte anche fuori dal paese. No? Il punto di speranza è le potenzialità della gente stessa, no? La loro voglia di pace, poi la grandissima voglia che c'è di educazione, di istruzione, vista come un potenziale per migliorare il proprio paese. La presenza delle comboniane è forte anche in Italia, dove l'esperienza e la sapienza cristiana raccolte in anni di missione nei paesi più poveri sono messe a servizio di tante comunità in attività diverse ed importanti, nelle parrocchie, in aiuto ai detenuti in carcere e nella lotta alla prostituzione schiavizzata. Poi la grande sfida che stiamo vedendo di affrontare con le forze che abbiamo è quella dell'immigrazione. Ovviamente perché sono i popoli che ci hanno accolto che adesso arrivano, quindi con cui abbiamo camminato, abbiamo avuto delle esperienze molto belle, abbiamo costruito insieme delle realtà di chiese molto vive, no? E quindi che non solo aiutiamo con la lingua nell'apprendere lavori così, ma anche nell'inserimento, il trovare un inserimento nella società e diventare autonome.